Il ben ritrovati per la puntata numero 608 di Runners, questo è il numero nuovo della rivista Runners e Benessere del mese di giugno, quindi anteprima assoluta per voi, quest'oggi puntata numero appunto 608, 28 di maggio, la numero 21 dell'anno 2015, la 32esima della nostra 13esima stagione di trasmissioni, puntata ricca perché parliamo di atletica, di podismo, ovvero di podismo, ma di atletica con persone che si occupano di podismo e viceversa, con ospiti davvero scoppiettanti e importanti, competenti. Ma adesso andiamo subito con il primo degli argomenti e andiamo a vedere una sequenza che è relativa a quanto successo martedì, Stadio Ridolfi di Firenze. Alessio Piccini, il presidente della FIDAL Toscana, questo che vediamo in questa foto, ma si è dato l'annuncio del rifacimento della pista dello stadio Luigi Ridolfi, importo complessivo per 500.000 euro pagati per gran parte, 300.000 euro, il 60% dalla Atletica Firenze Marathon, per il restante 200.000 euro dalla Regione Toscana. Questo è il gruppo di tutti i presenti protagonisti di questo accordo, Comune di Firenze, Regione appunto, l'Atletica Firenze Marathon, qui la Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione, con Giancarlo Romiti e naturalmente la FIDAL e anche il CONI fiorentino, per un riammodernamento non soltanto della pista ma anche appunto di tutto quello che era necessario per questo stadio Luigi Ridolfi, per farlo tornare a splendere di luce propria, per far sì che si ritorni a organizzare grandi gare di atletica leggera internazionali, come era un tempo. Questo almeno il sogno, l'intento di tutti i protagonisti di questo accordo, che è storico perché appunto è un accordo pubblico-privato e quindi i soldi sono in gran parte privati, ma con il sostegno del pubblico, e tutto verrà secondo i piani rispettato. Si parte con i lavori il 20 di luglio e si finisce a inizio di settembre, dovrebbe essere tutto già finito, perché poi si va alla ripresa della stagione agonistica senza intoppi. Questo nei programmi di tutto il pool che ha presentato questo progetto, che verrà varato, lo stadio di atletica di Firenze rifatto, restyling. Andiamo con tra l'altro notizie riguardanti la Firenze Marathon. A questo punto la scadenza delle iscrizioni a tariffa agevolata per la fine del mese, quindi ultimi giorni per approfittarne, poi c'è la notturna di San Giovanni naturalmente che incombe. Ma adesso noi andiamo con quanto si è già svolto il trofeo podisti di Calenzano. Eccoci qua con le immagini di questo giorno del 17 di maggio. Linda Betti le ha realizzate, Massimo Calamini e Simone Ceccherini sono con noi a fare un po', come dire, le veci del presidente, o a rappresentare insomma il presidente che è sempre stato tra i nostri ospiti, Marino Baldini, ma oggi c'è Massimo e c'è Simone. Quindi Massimo, a te la parola per iniziare, per introdurre quello che è successo. Grande soddisfazione, mi sembra di aver percepito, per il post. Buonasera. Perché tutto è andato nel migliore dei modi. Buonasera a tutti da Atletica Calenzano, ringraziamo infatti il presidente Marino Baldini che ci ha concesso il piacere di essere qui stasera per parlare della nostra 38esima edizione del trofeo podisti Calenzano. Molto soddisfatti, direi, per l'incremento che abbiamo avuto quest'anno per i partecipanti, quasi 500 tra competitivi e non competitivi, considerando anche il fatto che in questa data ci sono anche altre manifestazioni di notevole richiamo. Per noi è stato un buon risultato. Beh, 17 maggio ricordiamo i 20.000 vestiti di viola alla DJ Ten, quasi 20.000, ecco. 15.000, oltre 15.000 e quindi era una bella concorrenza, però qui insomma sì. Questa è una gara, fra virgolette, di là siamo più sulla goliardia e qui certo. Siamo più sulla gara classica. Qui siamo sulla gara classica, si fa sport vero, e abbiamo il nostro percorso collinare che è molto, sempre molto apprezzato, percorso molto tecnico che i nostri partecipanti ci hanno gradito molto. E quest'anno tra l'altro era anche il primo trofeo Caffè Neri, il quale ringraziamo infatti Simone Bellesi, il pasticcere di Caffè Neri, che ci ha potuto... Pasticcere ufficiale della Fiorentina, come mettete sul volantino con un certo orgoglio. Con un certo orgoglio, certo.
e quest'anno ci ha dato un notevole supporto nel realizzare i pacchi gara, che sono stati molto apprezzati. Allora, Tra l'altro 13 quest'anno, chilometri, sì, tanto per cominciare, per 13 inquadrare, più la chilometri, non competitiva di 4,5, 4 e mezzo. 339 i classificati sono stati proprio quelli che sono arrivati nella competitiva, con l'ultimo dei quali va citato perché è il vostro mitico Fortunato Carloni, che è il nono della categoria oro, La quindi niente categoria. male, e comunque 1,39, un'ora 39 e 41 per lui, lo vogliamo citare e Lo salutare, eh? vogliamo salutare, tra l'altro anche è scusato di questo fatto, è arrivato nono perché comunque era Diciamo diviso tra stava finendo di ultimare le iscrizioni, è partito un po' in ritardo anche Ah, ecco. rispetto allo sparo, per cui è anche scusato su Già la questo. prestazione, diciamo, era importante perché comunque alla Ha sua. fatto una notevole prestazione comunque il nostro Fortunato. Benissimo. Allora, il percorso ce lo descrive Sì, Simone Ceccherini. è un percorso che tutti gli anni ha sempre riscosso un notevole successo, quindi come si dice, ciò che funziona non si cambia. Beh, siamo rimasti sempre su questa linea qui, perché tutti ci hanno sempre confermato il gradimento a questo percorso, che si snoda sulle colline di Calenzano, diciamo quasi tutto fuori dal traffico, quindi è stato, diciamo, l'unico punto di conferma rispetto agli anni scorsi, perché quest'anno appunto abbiamo voluto dare anche un po', diciamo, un'inversione all'organizzazione un po' generale della gara, per cercare di soddisfare sempre di più i bisogni di chi viene da noi. Perché Coinvolgo Tiziano Checcucci, che poi sarà protagonista più avanti, soprattutto per parlare del meeting di Sesto Fiorentino, perché ovviamente lui era presente, sempre presente, soprattutto nelle corse che si svolgono in questa zona, con i suoi atleti, tra l'altro spesso e volentieri molto giovani, che danno il filo da torcere ai più esperti. Tiziano, a questo punto il percorso e la qualità degli atleti, dacci un giudizio. Sai, nella nostra zona c'è sempre una buona qualità dei podisti che fanno le corse su strada. Questo non, ovviamente in questo periodo le corse sono moltissime. Qualcuno anche si diletta a fare amatorialmente qualche gara su pista. Quindi diciamo così che qualcuno, il vincitore, ora io non so di preciso chi ha vinto questa gara, La però Blaida del Maiano, poi lo andremo a vedere. Chi ha vinto questa gara, magari in momenti in cui c'è un numero inferiore di corse, arriva sì, sempre nei primi 7 o 8, ecco. Però in questa occasione ha vinto perché probabilmente nella stessa data, e ti ripeto, non lo so di preciso perché in questo periodo mi occupo più che altro di Di pista, pista. probabilmente c'erano svariate corse. Tra Però l'altro vedendo le immagini riconosco della gente. Mi trovo magari in autunno o nella prima primavera a fare corse su strada insieme ai miei ragazzi. Tra l'altro appunto c'è questa sinergia ovviamente tra l'Atletica Calenzano, che poi fornisce gli atleti anche a Toscana Toscana Atletica Atletica. Futura, in questo famoso consorzio che è stato varato ormai quanti anni fa, Nel Tiziano? 94. 94, quindi sono passati, già siamo alle celebrazioni. Sì. In ogni caso, avanti, Calenzano, diteci. Tra l'altro quest'anno avevamo introdotto anche una novità nella classifica amatori, l'abbiamo suddivisa perché di fatto c'erano sempre 30 anni di differenza di età, per cui abbiamo fatto la categoria senior, che erano i nati dal 66 al 75, e la categoria amatori dal 76 al 97. Una novità per cercare anche in questo modo di accattivare un po' Sì, più. appunto, il discorso che dice Massimo è giusto perché nella zona siamo stati, diciamo, i primi, perché è un discorso che funziona maggiormente sulla zona di Pisa, Sì, nel criterium. nel criterium. E noi abbiamo, diciamo, cercato di fare nostro questo discorso anche per dare un po' di novità per quanto riguarda il discorso premiazioni, perché ci sembrava giusto non far gareggiare gente di 20 anni o gente di 49. Quindi c'è una suddivisione ulteriore della categoria assoluta. Sì, di assoluta. E niente, è stato per noi un piacere vedere che la gente è rimasta soddisfatta di questa cosa, perché infatti all'arrivo tanti venivano a chiederci, ma io non sono di questa categoria, e toccava spiegarlo, era andato a premio perché, diciamo, c'era il discorso, quindi contenti maggiormente perché, insomma, o bene o male, anche se magari
corrono solo per il piacere di farlo, certo. Però insomma anche riuscire a... Sono moltiplicate in questo modo le premiazioni, ad esempio andiamo proprio nel dettaglio, la Blaida del GS Maiano che ha vinto e vincerà, lo vedremo in 47-52, fa parte della categoria assoluta, è primo degli assoluti, il secondo Andrea Lazzarotti dell'Atletica Massa in 48-24 è il primo dei senior uomini e poi via via ovviamente a seguire c'è questa ripartizione, per cui sono entrati tra i primi 20 più persone di appunto due categorie diverse. Okay. E questo ci ha dato modo poi appunto di soddisfare queste esigenze e grazie anche agli sponsor che oltre appunto al Bellesi che ha citato qui Massimo, abbiamo avuto anche altri partner diciamo, per questa manifestazione che ci hanno messo a disposizione premi tipo formaggio grana, insomma pasta, abbiamo avuto parecchie adesioni, quindi abbiamo... siamo riusciti ad avere anche tanti amici della zona che su cui contiamo anche diciamo, per un futuro, per cercare un po' di legare a noi per questo discorso. Tra l'altro questo insomma, ci ha consentito anche di poter riuscire a mantenere lo stesso costo di iscrizione degli altri anni, e a differenza della moda che c'è ora un po', negli ultimi tempi che chi si iscrive il giorno stesso della gara paga 1 o 2 euro in più, noi facciamo pagare sempre la stessa cifra sia a chi si iscrive in maniera preventiva e chi si iscrive il giorno stesso della gara. Questo grazie anche appunto alla collaborazione degli sponsor che ci hanno dato un buon supporto. Se era possibile volevo anche citare tutto diciamo, il discorso che sta dietro, perché quest'anno appunto cercando di variare un po' l'organizzazione abbiamo avuto bisogno anche di più personale per fare dietro diciamo, la manifestazione. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato perché insomma dietro una gara così, come tutti ben sanno, c'è un lavoro di genitori, di amici che si mettono lì dal giorno prima e preparano tutto in modo che la manifestazione vada nel migliore dei modi, quindi un ringraziamento a tutti per quello che hanno fatto per noi insomma, ecco. Allora poi tra l'altro mentre scorrono le immagini poi ci godremo e ci concentreremo sui migliori e sugli arrivi, avete in programma diverse cose importanti, Italiani WISP, poi c'è una data del 22 di giugno molto importante, andiamo sul prossimo futuro. Sì, il 22, cioè il prossimo futuro sono i campionati WISP, nazionali WISP, dove parteciperemo con un bel numero di atleti, dalla categoria esordienti fino ai più vecchietti come noi, la categoria master. Quindi una grande carovana che si sposta. Sì, sì. Tra cui anche Fortunato Carloni parteciperà. E certo. E per cui questo ci fa una grossa soddisfazione poter partecipare a che si terranno a 100 in provincia di Ferrara anche quest'anno. Ci sarà anche la partecipazione per il primo anno di alcune delle atlete, perché abbiamo fatto ora a luglio scade un anno di vita del nostro corso diciamo walking che ha riscosso un notevole successo, perché in giro di un anno siamo già un buon numero di iscritti, tutte signore e signori che prima magari non facevano niente, facevano la passeggiata là, se invece vengono da noi 2 volte a settimana fanno ginnastica, soprattutto stanno insieme a livello sociale, perché è la prima cosa che vogliamo fare, e alcune di loro abbiamo convinte a provare a venire, visto che quest'anno a 100 danno la possibilità anche per alcune gare di fare una classifica master, certo. C'è la possibilità, quindi qualche garettina proprio... Giustamente, base. Dal walking si va un po' all'agonismo, facciamoglielo tanto fare. Per stare insieme, visto che sono lì, ecco, diciamo, certo. Si divertiranno anche loro. Anche perché alcune di loro, insomma, hanno dimostrato di avere, insomma, delle caratteristiche che possono portarle a poter affrontare anche una gara del genere. E certo, perché no? Poi parleremo, tra l'altro, di Master, abbiamo qui Gerardo Vaiani Visi, parleremo degli europei di Grosseto, e insomma fra poco ne parleremo anche nel corso della puntata. Qui mi piace sottolineare un attimo gli arrivi: la Blaida, Lazzarotti, Lastraioli, Fabbri, Tesi, Chioccini, Mugnai, Scarano, Santucci e Barbetta sono stati i primi 10. Poi vedremo Martina Mantelli, 20ª assoluta, prima delle donne della Toscana Atletica Empoli Nissan in 55-48. E poi le altre donne, Hodan Mohamud dell'Oltrarno, seconda in 1 ora e 43 secondi,
e via via tutti gli altri, le altre con i veterani e quant'altro, gli oro e poi tutte le classifiche le trovate su www.runners.it tra gli altri siti. Allora, ringraziamenti un po' l'abbiamo fatti, il futuro ne abbiamo un po' parlato. Chiudiamo il cerchio, chi vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, tra l'altro appunto dobbiamo ricordare anche la nostra prossima gara podistica che verrà organizzata il 22 di giugno presso in concomitanza con la festa della Misericordia, per cui l'appuntamento ai nostri amici atleti podisti è per il 22 di giugno. Una gara serale che partenza che ora Simone ricorda alle 20:30. Alle 20:30. Ritrovo dove? Quindi? Ritrovo presso Piazza del Ghirlandaio, la sede della Misericordia. Il percorso è un percorso pianeggiante nel parco di Travalle di 7,2 km più il percorso ridotto di circa. La classica notturna accessibile a tutti, grande divertimento e mangiata finale. Quella è la base di tutto. Va bene, ringraziamo gli atleti, i ragazzi della podistica atletica Calenzano. Grazie a voi. Grazie di essere stati con noi, vi ritroveremo presto. Andiamo con gli europei di Grosseto, le immagini di questa tre giorni che ci viene commentata da Gerardo Vaiani Lisi, presidente della commissione master della FIDAL. Qui siamo nella gara dei 10 chilometri, questi erano i campionati europei non stadia, cioè senza fuori dalla pista. Esatto. Quindi tutte le gare che si svolgono fuori dall'anello erano presenti, dalla marcia alla mezza maratona. Prima c'è stati 10 chilometri di corsa, poi c'è stata la 10 chilometri di marcia, poi abbiamo avuto la corsa campestre il sabato mattina, poi la domenica mattina la mezza maratona e la domenica pomeriggio la 20 chilometri di marcia per le donne e la 30 chilometri di marcia per gli uomini. Allora, intanto diciamo che gli atleti toscani sono andati bene con una selva di medaglie che hanno portato a casa. L'organizzazione, qualcuno aveva dei dubbi perché la manifestazione era davvero grossa e si pensava di non riuscire a gestirla. Tanto è una manifestazione abbastanza importante, poi era stata assegnata a Grosseto all'ultimo momento, quindi però diciamo gli organizzatori sono stati bravissimi e anche gli atleti sinceramente si sono comportati bene. In totale c'erano 1400 iscritti, di cui la metà erano italiani e l'altra metà veniente da tutti i paesi europei. Per quanto riguarda poi la Toscana, noi siamo all'avanguardia nel podismo, perché prima sentivo parlare della gara di Calenzano, dove secondo me il livello tecnico della Toscana è altissimo. Infatti tanti sono stati gli amici che sono arrivati nei primi posti. Diciamo. Giocando in casa abbiamo vinto quasi tutte le categorie, sinceramente, sia a livello individuale che a livello di squadra. Quindi siamo soddisfatti dal punto di vista tecnico e dal punto di vista organizzativo. E poi anche dal punto di vista toscano siamo veramente contenti. Sì, tra l'altro appunto l'Italia 75 ori, 35 argenti e 29 bronzi con 158 medaglie. Tu giustamente hai sottolineato che la metà, giustamente giocando in casa, costi di trasferta più accessibili erano italiani, ma questo è normale. Poi devo dire che anche il livello tecnico è stato molto molto alto e non solo dal punto di vista dei primi, perché se guardiamo i primi va benissimo, infatti il primo nei 10 km ci ha messo 30 e 28 secondi, la prima donna 36 minuti, ma io voglio considerare noi non li chiamiamo i più anziani, li chiamiamo i più master, i quali sinceramente hanno fatto delle cose bellissime, un 85enne italiano che ha fatto la 10 km in un'ora e 8 minuti, quindi fa capire. È una donna di 75 anni che ha vinto la categoria, ci ha messo mi sembra un'ora e due minuti, far capire il livello anche di queste persone. Sì, naturalmente appunto c'è l'agonismo, ma c'è anche la voglia di far vedere che ancora magari dopo una carriera o comunque avendo iniziato una seconda carriera dopo una certa età si è competitivi, no? No, allora, lo spirito è quello. No, diciamo questo, allora alla base c'è lo spirito sportivo, è chiaro, però diciamo... Intanto Denise Cavallini che è seconda medaglia d'argento. Sì, però ha vinto la sua categoria, è seconda a livello assoluto, però ha vinto la sua categoria, quindi diciamo... E volevo dire, i master per noi vogliono dire intanto sport, perché è agonismo, ma soprattutto vuol dire benessere fisico, vuol dire amicizia, perché ci si ritrova con gente che abbiamo gareggiato quando eravamo più giovani, e allo stesso tempo anche turismo, perché quello che è avvenuto a Grosseto lo dimostra. Tutti gli stranieri, diciamo, non è che sono venuti solamente il giorno della manifestazione, ma ci sono state tante persone che hanno fatto tutta la settimana, hanno alloggiato a Grosseto. È chiaro, i toscani giustamente sono venuti la mattina e andavano via la sera, ma tutte le persone di fuori sono rimaste più che volentieri, ecco. Solamente che il tempo non è stato dei migliori, perché mentre il venerdì ha piovuto tanto
e la domenica invece c'era tantissimo caldo, infatti i marciatori sinceramente hanno sofferto molto, ecco. Ecco, sì, infatti c'è stata questa problematica legata al tempo. Quindi qui siamo nella corsa, abbiamo detto 10 km, allora la Cavallini, come giustamente dicevi, oro nella V35, la categoria più giovane, diciamo, dei master, qui intanto vediamo gli altri, poi si gareggia, qui Fabio Fiaschi in veste di speaker. Il vento che ha dato noia un pochino ai partecipanti. Si gareggia spesso con la maglia dell'Italia, insomma, quindi anche questo è un orgoglio in più. Esatto, e poi devo dire che essendoci tanti iscritti abbiamo diviso la partenza del... Prima sono partite le donne e poi sono partiti gli uomini, ecco, chiaro. Perché erano tanti, tanti, tanti. Che rende il clima simile a quello di un europeo assoluto, insomma. Scusatemi, è un europeo, la differenza è solamente... la borsa, come abbiamo visto prima, sì, dove tutti sono insieme agli altri, no? È chiaro. Qui ci sono i gruppi. Non è altro che un campionato europeo, però fatto da persone che hanno una certa età. Ma fra parentesi, devo dire che tanti nazionali stanno rientrando, proprio per questo aspetto, diciamo, di amicizia. Per esempio, è rientrata proprio per questa gara la campionessa del mondo, la Salce nella marcia. Esatto. Tranquillamente ha vinto la sua categoria. Un altro atleta che ha partecipato all'Olimpiade, non italiano, un tedesco, nel 1960, era qui a gareggiare, è arrivato terzo. Insomma, ci sono tanti, tanti, ecco. Anche nei 10 km non c'era Baldini, però c'era il fratello di Baldini. Fratello, abbiamo visto tra l'altro poco fa. Va bene, allora diciamo che il tuo ruolo nella commissione nazionale Master sta portando dei frutti, vogliamo fare un po' di pubblicità gratuita? Diciamo no, stiamo rimettendo a posto alcune cose, però sai, cioè diciamo questo, il mondo Master già va avanti per conto suo, non ci sono problemi, soprattutto nell'attività su strada. Noi stiamo cercando di incentivare l'attività su pista e molti atleti che erano a Grosseto a gareggiare, domenica scorsa erano ad Ancona, per i campionati italiani individuali su pista. Ecco, questo ci ha un po' creato dei problemi, perché a distanza di 7 giorni, non tanto dal punto di vista tecnico, quanto dal punto di vista economico, è bene sapere che i master, il 99% dei master, si pagano le trasferte. Vanno loro spese. E certo, si pagano anche le iscrizioni, mentre un'iscrizione a livello italiano costa 5 euro, l'iscrizione ai campionati europei è costata 45 euro. Però dobbiamo dire che di questa somma dei 45 euro, 28 vanno alla Commissione Europea. Quindi voi non centrate, questo vuol dire? No, insomma, ecco, siamo stati... Esatto, noi infatti a livello internazionale, nell'ultimo convegno che c'è stato in Turchia, abbiamo chiesto di diminuire la quota di iscrizione a tutte le gare, perché sia per il discorso particolare, e poi anche un discorso di situazione europea, insomma, la situazione finanziaria sappiamo quella che è. Quindi questo è un passo avanti che state cercando di portare. Tra l'altro, appunto, tu accennavi a questa gara di domenica scorsa, con in questo caso i toscani che si sono classificati alla grande con 7 ori sui 54 assegnati ai campionati, appunto, italiani di Ancona, che sono andati altrettanto bene. Ormai, tra l'altro, ringraziamo, perché poi le notizie le troviamo anche sul sito FIDAL nazionale, naturalmente, ma anche su fidaltoscana.it, per cui ringraziamo anche Stefano Pancani, che è un po' il referente toscano dell'attività. Esatto. Che ci aiuta e quindi ci dà, perché poi non è facile poi mettere sempre tutti insieme senza tralasciare nessuno e fare una bella... Io infatti elenco. Sinceramente non ho nominato nessuno dei campionati europei. No, ma comunque di Grosseto, su FIDAL Toscana trovate tutti i vincitori di questa edizione e di quella che è successo anche domenica, proprio lì tutti i vincitori di medaglie, grazie, ripeto, al contributo anche di Stefano, che sta lavorando come te in modo entusiasta. Appunto c'è questa collaborazione e quindi il sito FIDAL Toscana riporta sempre nelle grandi manifestazioni tutti i vincitori, che hanno poi la soddisfazione di vedersi. Per esempio, anche questo inverno ci sono state le gare master al Palasport di Firenze insieme a quelle dei ragazzi, e i master erano proprio molto puntuali, io l'ho notato essendo speaker, nel avere il resoconto, perché sono più consapevoli, no, naturalmente. Conoscono anche bene i regolamenti. Esatto. Infatti spesso siamo a contestare. Il ragazzo magari lì per lì aspetta l'allenatore che gli dice: sì, sei arrivato settimo, hai fatto questo tempo. Il master vuole saperlo subito. A me mi fa piacere la notizia che verrà rifatto la pista del Campo Ridolfi. Ecco. Perché sinceramente molti master ci chiedono di poter gareggiare in Toscana, perché noi abbiamo organizzato nel 2009 gli ultimi campionati italiani individuali master e sono rimasti tutti entusiasti. Tutte le volte che mi vedo, dice: ma quando ritorniamo a gareggiare in Toscana? E io dico: signori, finché la pista non è fatta. E questo è un po' il problema di tutti. Però vorrei dire anche un'altra cosa, mi fa piacere, dico grazie a Giancarlo Romiti, quando avete detto che parte 300.000 euro sono la ASICS Firenze Marathon, che
li ha investiti. Però diciamo che questi soldi sono di noi podisti, perché siamo noi che attraverso, partecipando alla maratona quindi certo, abbiamo contribuito. Quando io dico che i master sono importanti non solo dal punto di vista agonistico, ma anche perché danno la possibilità di portare avanti l'attività di atletica leggera, mi sembra più che esatto. Ma questo è un discorso serio per chiudere, nel senso che in effetti è stato sottolineato dai politici presenti, dagli assessori, che appunto la maratona reinveste questi proventi in un'attività sociale come quella dell'atletica e regala, fra virgolette, la pista al movimento intero, da cui poi trae l'infa a sua volta, perché poi è tutto un... Però ecco, non è scontato, questo è giusto che tu l'hai sottolineato. L'ultimo flash da parte tua su questa manifestazione, mentre stanno sfumando le immagini, oppure un flash, un programma per il futuro, che allora, vogliamo dire? Al futuro possiamo dire che, sempre parlando di attività master, che nel Golden Gala, che ci sarà ora il 4 giugno, giovedì 4 giugno, siamo riusciti a far inserire delle gare master. È chiaro, solamente possiamo fare solamente le corse, perché il problema è anche un problema di tempo, e ci saranno i 200, gli 800 e la staffetta 4%. E tantissimi sono i toscani che sono stati invitati non perché sono toscani e io sono toscano, ma invitati perché in base alle graduatorie sono i migliori in Italia, ecco, questo dobbiamo dirlo, insomma. Perfetto, il mondo master in Toscana va alla grande, grazie a varie società, a Sigillo Rosso, che è la mia, ma la Caripit di Pistoia, la società Massimo Pellegrini di Grosseto, tantissime le società toscane, esatto, la Galla Pontedera, tantissime, e poi pian piano si stanno avvicinando. Come dicevi giustamente tu, molti podisti che iniziano a fare attività su strada sentono quasi il bisogno, vogliono provare a vedere come vanno la pista, perché se la pista è perfetta, cioè tu quando dici che sono 10 km, sono 10 km, 25 giri, su strada le cose variano. Pubblicità, poi andiamo con il meeting di Sesto, la Pistoia Betone, grandi novità anche in questo senso. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica, gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Andiamo a Sesto Fiorentino, meeting, terza manifestazione del Grand Prix Fidal Toscana estate, e meeting di Sesto Fiorentino, soprattutto 11ª edizione, memoria alla Luciano Vannini e memoria alla Stefano Morganti, inizialmente pioggia. Tiziano Checcucci, allora, grandi imprese, quest'anno come è andata? Ogni anno c'è sempre, ci sono sempre grandi exploit in questa manifestazione, poi anche qui c'è il problema della pista, insomma, come stanno le cose? No, quest'anno purtroppo il tempo non ci ha aiutato, devo essere sincero, perché quando c'era l'orario delle gare di velocità, fino alle 18
è piovuto e la pioggia ha disturbato moltissimo gli atleti. Tra l'altro velocità con tantissime batterie e tantissima gente, quindi miglioramenti, diciamo sì, attesi nelle gare di velocità ci sono stati, ma per poca gente, non per tutti. Viceversa il clima, quindi poi la pioggia è smessa verso le 18 e il clima quindi è diventato perfetto per il mezzofondo, perché era fresco, abbastanza umida l'aria, tu sai benissimo che con un certo grado di umidità la respirazione è favorita e quindi nel mezzofondo si va più forte. E quindi mezzofondo con... Quindi 800 e 3000, che erano le due gare di mezzofondo previste dal programma, sono andate splendidamente bene. Ci sono state 9 atleti sotto i 2 minuti negli 800, i 3000 senza stranieri sono stati vinti nel maschile con 8,28 basso da un atleta di campo basso. E quindi insomma una bella gara, fra l'altro molto tirata, con 6-7... E Tachi, l'azzurrino del secondo, è arrivato il Tachi. Secondo, sì, appunto, Paglione, dietro, sì, dietro, quindi, a Paglione della Virtus Campobasso. Virtus Campobasso. E anche nel femminile io credo che la Donati abbia fatto il personale nei 3000 con un bel 9,40, una bella gara anche quella tirata, personale anche per la Matese. Quindi le gare di mezzofondo stai veramente notevoli, di altissimo. Donati che tra l'altro con il Cuspisa Atletica Cascina in questo fine settimana sarà a rappresentare l'Italia nel gruppo B di Coppa Campioni addirittura, mentre le Fiamme Gialle sono nel gruppo A con anche lì Toscani, Vizzoni, Stecchi, Lemmi e quant'altro, Obu, quindi insomma atleti che transitano da queste piste sono campioni anche loro, insomma, no? Per esempio, per farti un esempio di media, no? Io, tutti i miei atleti, quelli che alleno io, hanno gareggiato o negli 800 o nei 3000, solo uno non ha fatto il personale, tutti hanno fatto il personale, quindi questo vuol dire che la situazione e il clima erano ottimali. Non che l'allenavi tu, quindi... No, io non c'entro niente, no. Il buon allenatore è quello che non sciupa gli atleti. Ecco, vedi, questo è un bel concetto, vogliamo sottolinearlo, insomma. No, e poi ecco... Considera che nonostante il tempo e quindi gente da fuori, ovviamente in tutta Italia era brutto, ci sono state 370 presenze, che sarebbero state quasi 500 nel caso, che è un numero altissimo per una gara pomeridiana a cavallo dell'ora di cena che si fa di mercoledì. Quindi insomma il successo c'è stato perché gli atleti sono stati tanti, sarebbero state di più se il tempo fosse stato favorevole. A questo proposito noi facciamo sempre delle bellissime premiazioni, gli atleti vengono sempre volentieri, molto ricche, sempre con materiale in natura, e a questo proposito voglio ringraziare il main sponsor del meeting, che è il ristorante La Bottega di Morello, che è sopra, verso la strada dei Colli Alti di Monte Morello, che ha messo a disposizione dei primi classificati un buono per andare a mangiarsi qualcosa alla bottega, insomma. Ecco, da consumarsi. Qui vediamo anche proprio gli allenatori di Calenzano che abbiamo in studio, quindi c'è proprio questo rimbalzo di linea e diciamo che la filosofia è quella dell'atletica, ma con ispirazione anche dal podismo, ovvero il pacco gara, il premio importante, cioè noi giusto, siamo l'unico, no? Fra l'altro l'unico meeting in cui si fa questa cosa e devo dire che gli atleti, mi ricordo anni in cui sono stati dati un chilo di parmigiano che comprammo dalle aziende che erano state terremotate, quindi si cerca sempre di fare qualcosa di buono e tutti si fanno via sempre molto contenti e il meeting è quello del Grand Prix con la maggiore partecipazione dei 12 meeting del Grand Prix. Si è parlato, si accennava anche in questo caso, qui siamo ai 200 maschili, della pista con Angeli dell'Atletica Prato, mentre prima sui 200 femminili avevamo visto la Niotta dell'Assistese femminile vincere in 24,70. La situazione pista qui com'è? La situazione pista, la qualità della pista è una pista molto buona e vengono a gareggiare molto volentieri su questo terreno perché è rimasta veloce come la vecchia pista, perché sotto lo strato nuovo è rimasto qualche millimetro della pista della Mondo. Quella che era gialla e arancione. Performante, okay. E quindi adesso oserei dire perfetta, perché è performante e non è dannosa per i tendini. Quindi buona sia per i velocisti che per i mezzofondisti, insomma. Ecco. Sì, buona per tutte e due le specialità. Anche la pedana del lungo è molto buona. Ecco, parliamo appunto del Memorial Stefano Morganti, che appunto ricorda
anche in questo caso, mentre il Memorial Luciano Vannini viene dato sui 3.000 metri, Luciano era insieme a te il fondatore, l'ideatore di questo consorzio, di questa idea della Toscana Atletica, e poi ovviamente mezzo fondo, qui invece siamo sul salto in lungo con Stefano Morganti che viene ricordato. Stefano era insieme a me e Antonio Molozzi, eravamo le anime della se stesse di svariati anni fa, purtroppo. E Stefano non c'è più, c'è il figlio che gareggia per noi, è un decatleta. Quest'anno però è stato premiato il vincitore del lungo con il suo, perché lui era un allenatore di salti, quindi è stato premiato con un trofeo che ricorda Stefano Morganti, era un allenatore di salti e quindi ci è sembrato doveroso ricordarlo con quella specialità. Allora, le prospettive, che cosa ci racconti? Prospettive, come avrai letto dalla nuova dicitura della società, noi l'anno scorso ci chiamavamo, esatto, c'è uno sponsor, Caribit, adesso ci chiamiamo Toscana Atletica Futura, perché è entrato nel nostro consorzio l'Atletica Futura di Figline Valdarno, che ha come sponsor una catena di carrozzerie, le Carrozzerie Futura. Esatto. Quest'anno è un anno di transizione, perché l'ingresso della Futura è un ingresso molto corposo nella Toscana Atletica, quindi abbiamo deciso di fare un anno di transizione soprattutto con i giovani che facevano pista. Dal prossimo anno la fusione sarà completa e quindi avremo una squadra che sarà estremamente competitiva anche nelle campestri e nella corsa su strada. Ok, qui intanto siamo proprio alla gara di mezzo fondo femminile, Camilla Matese e la Donati sono, vediamo, affiancate, grande gara anche questa dal punto di vista tecnico. Sì, sono rimaste in tre fino alla fine, hanno fatto un ritmo infernale, hanno fatto, credo, solo due mi pare abbiano fatto personale, la Matese e la Donati. C'era questa vera un atleta di Ferrara, Claudia Finielli, che poi è un atleta che su strada la vediamo molto, che vince spesso, insomma. E poi, sì, cioè tenendo il ritmo lo rende, vinca spesso. E in effetti Donati 9.45 e 19, la Claudia Finielli 10.01 e 52, Camilla Matese, che lo ricordiamo, non è l'ultima arrivata, ma è azzurra di corsa campestre per la Toscana Atletica Empoli-Nissan, 10.02 e 96. Tra l'altro la Matese si allena su questo campo, quindi insomma era di casa in questo caso. E quello lo vediamo, questo terzetto, Donati che cresce sempre di più, è una classe 81, che non è anziana per carità, non è neanche in età per i master, quindi assolutamente non vogliamo dire, però sta crescendo sempre di più ultimamente. La Matese non è del 95. E la Matese invece è piccolina. Finielli è una master, eh? La Finielli è una master SF35. E sì, il padre è un master e un M65 anche lui forte. E vabbè, certo, ovviamente. Comunque, insomma, questo è quanto è successo. Quindi, diciamo, prospettive atletica, Toscana Atletica Futura. E perché dici di transizione? Perché un domani potrebbe esserci una fusione ancora più corposa? No, perché era l'entrata di una società così grande come la Futura, con un numero di persone altissimo, che ha una tradizione già di corsa su strada e di, diciamo, classifica nel campionato di società di corsa di altissimo livello a livello nazionale, è un'entrata un po' complessa, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo. Quindi abbiamo deciso di fare un'entrata soft per non avere problemi organizzativi che mettessero a repentaglio i buoni risultati già anche dell'anno 2015. Cioè, bisogna farle con calma, certo, per non rischiare di, come si dice a Firenze, di mettersi in capo ogni cosa, insomma, bisogna fare le cose piano piano, tranquillamente. E ci siamo trovati d'accordo con Fabio di fare così, perché e ci sta premiando la situazione. Nel campionato di società abbiamo già fatto 500 punti più dell'anno scorso, sì, alla prima fase. Quindi confermate già, insomma, le ambizioni minime, come si dice in questi, sì, casi. Va bene, ci gustiamo proprio questo finale di questi 3.000 femminili con la Finielli che poi alla fine rompe gli indugi, come si dice, e va a piazzarsi seconda davanti appunto alla Donati, poi la Matese al terzo posto. Qui si continua naturalmente ancora. E questa è Linda Benini, che non è neanche lei l'ultima arrivata, perché poi è la vincitrice del Grand Prix di Cross di 2 anni fa, giovanissima anche lei, proveniente da Piombino, adesso Cuspisa Atletica Cascina, che insomma non è l'ultima delle società, anzi questo è l'arrivo proprio della Donati che chiude, no, due giri ancora alla fine, quindi ancora c'è tempo. Comunque, se mi permesso, vuol dire,
Io c'ero perché appunto poi ho gareggiato, ma è uno spettacolo vedere questi atleti veramente, cioè il modo di correre, la preparazione che hanno. E poi insomma è bello per chi magari appunto corre come noi, nel nostro piccolo, di vedere questi ragazzi che insomma sono sicuramente validi, e cioè, ti diverti anche a guardarli e basta, insomma. Cioè, e naturalmente lo spettacolo è quello di un meeting vero e proprio, sì, perché poi qui io quest'anno non ero presente, ma l'ho vissuto tantissime altre volte questo evento. E, insomma, siamo a Sesto Fiorentino, che non è Firenze, non è la metropoli, appunto, che può essere Roma, il Golden Gala, però lo spettacolo allestito è qui. Vorrei da Tiziano la chiosa è di tutto rispetto, insomma, questo è sempre, tecnicamente non manca niente. Direi, posso intervenire. Prego. Io intanto è arrivata l'undicesima edizione, ma dovete sapere che Sesto Fiorentino nel mondo dell'atletica leggera è sempre stata all'avanguardia. È chiaro, non gareggiavano per la società di Sesto, gareggiavano per gli assi, io parlo del 1940, 1950, ecco. Anche 1960, Sesto Fiorentino ha avuto tantissimi campioni. E quando ancora non c'era la pista in tarta, ma c'era in terra rossa, molti personaggi si erano riuniti per organizzare dei meeting. Noi abbiamo organizzato negli anni 80 due o tre volte il meeting, sempre questo meeting di Sesto. Poi chiaro, con la pista in tartana e poi con l'avvento di una società forte come questa, bene, siamo più che contenti, insomma. Però diciamo, Sesto Fiorentino ha sempre avuto una grossa tradizione atletica. Questi invece sono i 3.000 maschili che appunto sono la gara di punta, diciamo, che assegna il trofeo Luciano Vannini, Leo Paglione e Said Ettachi si disputeranno proprio la gara. Tra l'altro Ettachi anche l'anno scorso era stato protagonista, lui si è pista, insomma, eccolo qua, lo vediamo con davanti a questo drappello con Lemmy, Luca Lemmy alle sue spalle. Quindi insomma grande gara anche questa, 8-28 e 13, 8-29 e 67, Leo Paglione davanti a Ettachi e poi Lemmy al terzo posto. Insomma, questi atleti anche loro si sono dati da fare, Tiziano. Questa è stata una bella serie, c'è stato, io credo, 7-8 atleti sotto gli 8,50, quindi ti puoi immaginare il ritmo tenuto sotto 3 km è stato notevole. Niente, è stato premiato un lavoro, per fortuna la pioggia è smessa e quindi si comincerà a lavorare per la 12ª edizione. Allora, obiettivi della società Toscana Atletica, senza dimenticare che poi qui nell'organizzazione c'era anche la Sestese, l'Atletica Sestese e l'Atletica Fiorentina. E l'Atletica, sì. Fiorentina, sì. Insomma. Obiettivi, entrare in finale oro degli allievi, che ci siamo sulla strada, e rientrare in finale argento della squadra assoluta. Questi sono i due obiettivi fondamentali. Abbiamo già vinto un titolo master nella staffetta svedese a Ancona. Buon Gerardo non l'ha menzionato, però l'abbiamo già vinto. No, perché non ha menzionato nessuno lui. Io lo posso dire, sono qui per la Toscana Atletica. Esattamente. E quindi lo posso dire. Il primo anno che grazie a Stefano Pancani e al nostro tesserato, ci impegniamo in questa categoria, già è venuto un titolo. Siamo contentissimi. E tra l'altro c'è questo sogno di questo record italiano, la 4x400, lo diciamo un po' sottovoce, ma lo diciamo perché è stato un obiettivo annunciato alla festa sociale dello scorso inverno. Ci si prova. Ci si prova. Grazie, grazie anche a voi, grazie anche a te. Andiamo con l'ultima parte della trasmissione parlando di Pistoia Betone con il Deus Ex Machina Guido Amerini della manifestazione, che ci racconta le ultime novità. Ormai manca un mese, 28 giugno 2015, tantissimi traguardi, come sempre, sempre più diversificata questa manifestazione. Poi, lo dico subito io, c'è il 6 di giugno l'appuntamento alla biblioteca San Giorgio, alla Saletta Terzani, per la presentazione del libro dei 40 anni della manifestazione. Sì, quest'anno è, come dire, siamo raggiunti a un compleanno veramente importante, perché 40 anni di Pistoia Betone, 40 anni di una gara che è 50 km, non è facile da raggiungere, oltre che essere diventata come gara di 50 anni la più vecchia nel mondo come manifestazione. Ci sono 6 traguardi, le classici, le piastre, San Marcello e il finale della Betone, il quarto traguardo che è il fiore all'occhiello della manifestazione, che è riservata ai diversamente abili,
c'è il Fiti Walking ormai da alcuni anni, che parte da San Marcello e arriva alla Betone tutta di passo, e poi c'è la traversata notturna che va da Portafranca alla Betone. Questo per dimostrare che la Pistoia Betone non è solo una gara di ultramaratone, ma è una gara alla portata di tutti, sia per chi la vuol fare camminando, sia per chi la vuol fare facendo la competizione, cercando di arrivare in cima mettendoci il meno tempo possibile. Quest'anno, essendo la 40ª, oltre al libro che tu hai già rammentato te e che verrà presentato il 6 di giugno, abbiamo pensato di fare tutta una serie di altre manifestazioni collaterali, da Pistoia da scoprire, che verrà fatta il sabato, un'altra manifestazione che si chiama Val di Sgrana, sempre il sabato nella sera, e più una manifestazione nella natura, che sono 4 giornate di trekking partendo dal giovedì alla domenica mattina, per venire incontro alle esigenze anche dei familiari, di quelle persone che tante volte per seguire i propri familiari sono costretti ad aspettare 3 o 4 ore o 5 o 6 ore, non sanno cosa fare, e alla Betone quest'anno gli si è organizzata questa camminata di un'ora e mezzo, due, che va a visitare delle zone vicino al libro aperto e può ritornare in tempo utile per poter aspettare i propri familiari alla manifestazione. Questo è un po', diciamo, il tessuto della... Ci sono tutta una serie di convegni, il 9 è il quarto del periodo che abbiamo fatto in specifico per gli atleti che vogliono arrivare in fondo. Il 27 ci sarà 2 convegni, uno il sabato mattina sulla disabilità e uno il pomeriggio curato da Fulvio Massini come training consultant, il pomeriggio su specifico sulla manifestazione, oltre che a un centro espositivo che partirà quest'anno il venerdì sera con dei gruppi musicali delle band e si concluderà il sabato con gruppi di danza e chiaramente la consegna dei pettorali e dei pacchi gara a tutti i partecipanti che verranno a ritirarla in quel giorno lì. Va bene, Guido, allora diamo l'appuntamento, comunque avremo modo di parlarne ancora in questo mese che manca, 28 di giugno 2015, il sapore della sfida, questo è lo slogan. L'unica cosa che vorrei aggiungere, se c'è i tempi, è che si consiglia di affrettare le iscrizioni, perché attualmente siamo già oltre 550 per la Betone e il tetto massimo sono 850, che siamo vicino a circa 250 persone. Chi ha voglia di farla, non indugi, tra l'altro si vedono già sulle piastre. Il 31 è l'ultimo giorno della chiusura, dell'ultima tranche, dopodiché dal 1 di giugno c'è l'aumento, che si invita anche a... Non per parlare proprio... sempre... Andiamo a chiudere la trasmissione perché siamo oltre i tempi, anzi ci scusiamo con la regia, ma quest'anno questa volta la puntata era davvero corposa, e chiudiamo ringraziando tutti gli ospiti, salutandoli, con una intervista davvero esclusiva con il CT del ciclismo Davide Cassani, perché fa la 100 km del passatore, che è imminente, e quindi andiamo a sentirla e a vederla. E noi ci rivediamo prossimamente su questi schermi con Runners. La nostra televisione per runners.it, per il nostro sito internet. Davide Cassani, come mai oggi a Firenze? La prima domanda può sembrare banale. Perché mi sto preparando per andare a Faenza, a casa mia, a piedi di corsa. Niente bici? Niente bici, e questa è la difficoltà. Voglio fare una volta nella vita la Firenze-Faenza, dal momento che fin da quando ero ragazzino ho sempre sentito parlare di questa corsa massacrante, e dal momento che fino allo scorso anno, a fine maggio, ero impegnato al Giro d'Italia, quest'anno, essendo commissario tecnico, posso andare e tornare dal Giro d'Italia, e quindi penso che sia l'anno giusto per tentare. E da parte tua, ovviamente, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, ex ciclista di grandissimo livello, questa esperienza nel podismo non è la prima, ovviamente, perché ricordo solo il 2.45, che è il tuo primato sulla maratona proprio a Pisa qualche annetto fa. Quante maratone hai corso, Davide, in questi ultimi anni? Ne ho corse in tutto una quindicina, ho fatto 7-8 volte New York, ho fatto Milano 3 volte, ho fatto Roma, ho fatto Firenze 3 volte, ma per 2 non sono riuscito a vedere l'arrivo perché mi sono infortunato, e ho fatto Pisa, dove 2 anni fa sono riuscito a fare 2 ore e 45 minuti.
Ti seguiamo anche su Radio DJ e spesso e volentieri prima della trasmissione insieme a Linus e Baldini magari hai già fatto 15 km o 17 km. Ecco, in questo caso è una sfida con te stesso perché qui si va oltre 42 km, tanto oltre. Che cosa pensi di trovare lungo questo cammino, lungo questi 100 km? Ma il succo della sfida è proprio questo, andare verso un qualcosa in cui non ho assolutamente la percezione, nel senso che 2 settimane fa ho fatto la 50 km di Romagna e sono arrivato abbastanza stanco e ho pensato, allora adesso sarei a metà percorso, dovrei fare un altro giro, come si fa? Non lo so, e quindi il bello è questo, perché alla fine comunque è una bella sfida, 100 km, però dato che ho l'obiettivo di tornarmene a casa, perché io abito a Faenza, questo mi aiuta a raggiungere l'obiettivo. Fulvio Massini ti sta dando sicuramente una mano e con dei consigli, siamo all'inizio di maggio, oggi siete qui a Firenze a fare un test e poi chi altri ti senti di ringraziare per tutte le cose che magari stanno facendo per te in questi giorni? Ma sai, io devo ringraziare soprattutto Fulvio perché mi sta seguendo già da diversi anni, mi trovo molto bene con lui, abbiniamo la corsa alla bici, ho fatto 2 settimane fa la 50 km di Romagna, poi la settimana dopo ho fatto la 10 colli in bicicletta, 180 km, ecco, io i lunghi li faccio in bicicletta. Oggi sarà il super lungo perché è convinto che oggi io debba fare 65-70 km. Vediamo se riuscirò a farlo, anche perché oggi fa particolarmente caldo. Vabbè, potrebbe essere le stesse condizioni che potresti trovare il sabato 30 maggio. Speriamo di no, perché con questo caldo è davvero difficile. No, però alla fine comunque l'obiettivo è quello di arrivare. Cioè, è molto bello, almeno io con la bicicletta non riesco più a trovare il modo per raggiungere il mio limite perché l'ho già fatto. La corsa invece mi permette proprio di avere, cioè voglio un obiettivo all'anno, un obiettivo raggiungibile che mi permette di allenarmi bene, questo mi fa stare davvero bene con me stesso e poi la corsa è veramente un andare verso l'esaurimento quasi totale e quindi negli ultimi chilometri penso che sia il momento migliore per conoscere ancora di più se stessi, perché alla fine devi lottare contro la fatica, contro le gambe che vogliono fermarsi. E penso che, almeno per quanto mi riguarda, questo mi aiuta tanto anche a raggiungere obiettivi anche in altri ambiti più importanti. Un tuo idolo del mondo della corsa dell'Ultra 3, mi immagino Baldini per la maratona e Calcaterra per le lunghe distanze? Beh, Calcaterra è un fenomeno, mi ricordo anche Melito che vinceva. Vito Melito, gli primi anni della 100 km, bolognese che oggi ancora è in giro con il suo negozio, lo troviamo spesso. E poi per quanto riguarda le maratone, Pizzolato e naturalmente Stefano, perché oltre che campione olimpico è anche un grande amico mio. Ti posso chiedere un'ultima domanda, sono passati tantissimi anni, Vito Melito ti è balenato gli occhi, molto probabilmente eri molto più giovane, i primi anni che vedevi queste persone che venivano da Firenze a Faenza, che impressione ti facevano e adesso pensare che domani farai anche te questo tentativo, questa prova e ovviamente arriverai fino in fondo, che cosa ti fa pensare? Cosa ti ricordano quegli anni quando vedevi arrivare queste persone dopo 100 km? Avevo un senso di invidia e di rispetto perché ho detto cavolo, questi riescono a fare 100 km di corsa a piedi, ho detto anch'io voglio farlo un giorno perché sono sempre stato un agonista e quando ero un ragazzino c'era questo Melito che non mi dimenticherò mai perché era quello che vinceva le 100 km e ho detto cavolo, anch'io voglio essere un giorno come Vito Melito e quindi voglio anch'io fare una 100 km e oggi è arrivato il giorno, sai alla fine poi cos'è il bello di fare sport? È che ritorni ragazzino, ritorni con gli stessi obiettivi, la stessa voglia di fare, la paura di non farcela e quindi è anche un modo per restare giovani non solo nei muscoli ma anche nella testa.